Senta, veniamo alla questione Milano. Invece, il centro-sinistra in questo momento ha una posizione frammentata. Non si capisce quali saranno i competitor, qual è la situazione in questo momento. La situazione per cui si è deciso di fare delle primarie aperte, libere, saranno molto partecipate, chiunque vuole mettersi in campo con la propria idea di città, con i propri progetti, lo potrà fare, e sarà un dibattito molto vivace per scegliere il miglior capitano per poi vincere le elezioni amministrative. Ecco, la contesa sembra essere quella tra Sala e forse la Bazzani, cioè il vice sindaco. È questo lo scenario che si può prefigurare, oppure la competizione aperta a questo punto potrebbe creare anche qualche nuova new entry, per esempio? No, ma lo scopriremo solo nel momento in cui verranno raccolte le firme. Appunto, chi deciderà di candidarsi dentro uno schema appunto di primarie aperte potrà farlo con le proprie idee o con i propri progetti. Ma dentro il centro-sinistra a questo punto il clima qual è? Quello di una contesa dove tutti corrono contro tutti, o poi alla fine si riuscirà a fare sistema, a essere coesi? La capacità è quella di definire un orizzonte di valori comuni, un terreno di intesa in cui ci si riconosce reciprocamente. Poi è giusto che ci si confronti anche con proposte diverse, con la consapevolezza che poi, una volta finite le primarie, chi vince viene sostenuto da tutti. Questa è la forza delle primarie. Chi invece mette dei veti in partenza, ecco, Sel a questo proposito Sel sbaglia, Sel se sta dentro si impegna a sostenere concretamente il vincitore e non sostenere solo il candidato preferito. Non funziona così. Le primarie sono una gran cosa, sono uno strumento importante di selezione di candidature, ma se tutti si impegnano a rispettare le regole. Un'ultima domanda su Boeri, che ha detto i quarantenni di oggi andranno in pensione a 75 anni prendendo il 25% in meno di quello che si prende già oggi, cioè uno stipendio pari a un terzo della loro ultima retribuzione. È un'emergenza che le classi politiche che ci hanno preceduto non hanno affrontato con lungimiranza. Toccherà a noi farlo, magari probabilmente anche con qualche scelta impopolare, perché bisogna dare una prospettiva di futuro a chi oggi lavora e sta mettendo via pochi contributi per crearsi appunto una pensione che potrà mantenerlo in maniera dignitosa.